Con quella del 25 maggio del 2014 per lei 50 presidenze di seggio. Ha ricevuto un premio dall'amministrazione comunale questa mattina, vero? Che ringrazio perché sono stati veramente molto molto gentili. D'altra parte devo ringraziare loro anche per la collaborazione che ci danno sempre in tutte le operazioni elettorali. Ecco, quante ne ha viste passare? Che cosa si ricorda di questi 40 anni e 50 presidenti? Sì, no, 40 anni esatti non sono, sono tre, dunque dal 76, quindi sono 38 anni. Beh, ricordo che io ero molto giovane, erano altri tempi, erano altre persone, c'era tutto un altro clima, era il 76 per l'esattezza. C'erano altre forze politiche, era veramente tutto diverso. Ho visto cambiare la società, ho visto la società aretina, ho visto cambiare la società qui locale di San Zeno dell'Olmo. E ricordi tanti, di tante persone fantastiche che ho avuto al seggio, di tutti gli elettori, molti purtroppo non ci sono più perché credo di aver fatto votare tre generazioni, per cui ricordi tanti, tanti e anche tanto belli sinceramente. Ecco, c'è successo in queste 50 presidenze qualche episodio particolare, qualche volta che insomma c'è stato bisogno di ricontrollare qualcosa? Si ricorda qualche? Sinceramente contrasti no, contrasti no. C'è un episodio molto carino che io racconto. Ero fuori del seggio, stavo come capita cenando la sera nella stanza accanto, vengo chiamato perché c'era un problema. Una signora che mi dice che sta piangendo, che non ci vede e non riesce a votare. E a quell'epoca ancora andavamo le schede all'elettore chiuse. Io chiedo alla signora se aveva votato, mi risponde un po' seccata, ma se non ci vedo come faccio a votare? Allora prendo la scheda che aveva in mano, l'apro, non era stampata, era completamente bianca. E questa era stata appena operata agli occhi, quindi era disperatissima perché non vedeva. Ecco, poi avete risolto in questo. Poi si è risolto in maniera banalissima con una risata generale. Un'ultima battuta sulla giornata di oggi. Ad Arezzo elezioni europee senza amministrative, non l'election day come in altri comuni. Secondo lei com'è andata? Non è andata bene, c'è una giornata faticosa, questo non c'entra l'Europa, però c'entra la legge che prevede. Parato per l'Europa lo prevedeva anche prima di votare in una sola giornata. Ecco, arriviamo alle 11, c'è da fare tutto lo scrutinio, siamo abbastanza stanchi, comunque alla fine soddisfatti, va tutto bene. Prossima tornata elettorale sarà sempre in campo? Speriamo.